Qual è secondo lei la tecnica migliore per ottenere un seno dall'aspetto più naturale possibile? Beh, questa è una domanda da un milione di punti, in quanto tutte quante le mode della chirurgia estetica del seno sono cambiate passando da quella che era la risposta più semplice: se Dio ha messo la ghiandola davanti al muscolo, la protesi deve essere messa davanti al muscolo, fino ad arrivare attualmente alla visione del muscolo come una parte anatomica da poter sfruttare anche in una chiave di lettura futura dell'intervento. Noi dobbiamo pensare sempre che spesso abbiamo delle donne che si rivolgono alla nostra azione chirurgica molto giovane e dobbiamo preoccuparci di quando avranno avuto figli, di quando invecchieranno, e il muscolo diventa una parte anatomica indispensabile per il polo superiore. Tutto quanto la chirurgia estetica del seno si concentra nel punto di fine della ghiandola e di inizio del muscolo pettorale. Quello è il punto dove è massima la visibilità, in quanto è quello che viene sempre mostrato nel décolleté, ed è la parte nella quale la maggioranza delle persone vedono l'effettivo sollevamento e l'effettiva misura del seno. Dobbiamo ricordarci che la maggioranza delle donne vedono il seno dall'alto, quindi che cosa vedono per prima? Vedono per prima la parte superiore e poi la ghiandola. Se lo vedessero dal basso, ovviamente chiederebbero il contrario. Le tecniche sono sostanzialmente tre: la sottoghiandolare, la sottomuscolare e la dual plane, che personalmente non uso più da anni, l'ho abbandonata, in quanto somma i vantaggi delle due tecniche in alcuni casi, ma nella maggioranza dei casi sono le complicanze di tutte e due le tecniche, quindi dobbiamo avvisare i pazienti che avranno un indice di complicanze molto superiori a fronte di un miglioramento della parte estetica piuttosto modesta se la compariamo alle altre due tecniche. Questo secondo me. La tecnica migliore dovrebbe essere quella che rispetta la naturalezza del corpo. Dovremmo evitare noi chirurghi e pazienti di chiedere delle soluzioni, dei volumi che non sono compatibili con il normale torace di una donna. Questo a mio avviso. Giustissimo.